tutti i prodotti per capelli che ho acquistato sono approvati dal metodo. Se le ragazze mi chiedono dove trovo cose, compro dei low cost, ti è in questo video. Iscrivetevi al canale di mamma. Al canale di mamma. E mandaci un bacino. Ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Per chi non mi conosce, sono Camilla. Oggi ospite speciale mia figlia. Ma ti saluto. Ciao. Sarà lì dietro perché siamo a casa da sole e ho così o niente video per ancora un altro po'. Allora, come avete visto dal titolo, ieri sono riuscita ad andare al Ticotà. Allora, nel mio paese non c'è. Ieri siamo andati a Roma, io e il mio ragazzo. Tornando ci siamo fermati a Pomezia. Io abito vicino a Latina, quindi i Ticotà presenti nella mia zona sono Aprilia, Pomezia e Terracina. Mi hanno detto che ne apriranno uno ancora più vicino. Spero di no, altrimenti divento povera. Allora, ieri ho speso 130 euro, ma ho comprato anche altre cose per casa e ho comprato tantissimi prodotti per capelli. Ve lo dico subito prima che iniziate a chiedermelo nelle domande, perché so che tantissimi non guardano il video e lo skippano: tutti i prodotti per capelli che ho acquistato sono approvati dal metodo. Se sentite il video potrete capire anche per cosa le uso, se hanno proteine, se sono, nel caso degli shampoo, lo poo o meno. Quindi vi invito a vederlo il video prima di fare le domande, perché di solito le domande che mi vengono fatte sui prodotti, cioè, le dico. Allora, non so neanche da dove partire, ho preso tantissime cose, vediamo. Allora, prima cosa, così iniziamo subito a mandare un po' in confusione tutti quanti. Allora, ho preso questo shampoo enorme, shampoo micellare della BioPoint, approvato, in teoria è un purificante. Allora, come purificante nei supermercati purtroppo ho notato che non ce ne sono molti di purificanti, quindi o prendete questo o, se proprio volete un purificante per forza da supermercato, questo o un final wash diluito. Allora, vi dico, in teoria è un purificante perché poi, confrontandomi con persone che ne sanno un po' di più rispetto a me sugli inci, sui prodotti, sono arrivata praticamente alla conclusione, e mi hanno detto anche loro, che sì, ha un inci da purificante, ma in realtà è un purificante molto leggero, un low poo molto forte. Se cercate un vero e proprio purificante, diciamo, questo non è un vero e proprio purificante, vi può aiutare a purificare nel caso in cui non abbiate accumuli importanti di prodotto. Dipende dalla persona. Ci sono ragazze, che poi ci siamo confrontate su Instagram anche con le ragazze che mi seguono, molte si trovano bene con questo prodotto usato come purificante e lo usano da tanto, quindi è probabile che vi troviate bene con questo come purificante nel caso in cui non abbiate accumuli importanti. Spero anch'io di trovarmi bene e di non avere accumuli importanti, ma se avete accumuli importanti di prodotto, questo non è il purificante che fa per voi. Io opterei per altro. Se volete, nel video dei purificanti vi lascio l'info box, ho messo più di 60 esempi di purificanti, quindi lì li trovate, altri purificanti, non ve li metto in questo video. Io lo proverò e vi dirò su di me che effetto c'ha. Per alcuni è acqua fresca, per altri è molto valido come purificante. Questo video sarà molto disturbato a livello di audio. Poi, dopo questo, cosa ho preso? Vabbè, le striscette... non credo vi interessa, ho preso le striscette, queste qui. Per chi mi chiede come faccio le sopracciglia, prendo queste, le taglio e mi faccio le sopracciglia. Poi ho preso la saponetta alga, che non si trova, ma chi se ne frega, non mi interessa, però le togliamo di mezzo. Allora, altro prodotto che ho preso, questo qui. Vediamo un po' se lo inquadra. Questo qui, della Beauty and Planet. Allora, questo qui lo puntavo da tantissimo, ragazzi, non lo trovo da nessuna parte. Dicono che si trova anche da acqua e sapone. L'acqua e sapone vicino a me non li ho trovati. Questo qui, Sulfate Free Shampoo, dovrebbe essere un low poo. Allora, non tutti sono approvati, anche se ho sentito che molte dicono che sono tutti approvati, non è vero.
non tutti gli shampoo della Beauty and Planet sono approvati, quindi scansionateli. Ci sono app come Air Keeper che, se inquadrate l'inci del prodotto con la fotocamera, vi dice se è approvato o meno. Potete fare 7 scan massimo. Che bello! Oh, grazie! Poi dovreste pagare, però se non volete pagare, ragazzi, disinstallate l'app, la reinstallate e avete di nuovo le sette scansioni gratuite. Poi, dopo quello, ho preso un altro prodotto della Beauty and Planet, se lo trovo, in mezzo a tutta sta roba. Allora, ho preso il conditioner al cocco, però. Ho preso il conditioner al cocco. Allora, tutti i conditioner della Beauty and Planet in questo caso sono approvati. Io ho preso questo qui al cocco perché è una profumazione che mi piace tantissimo. Mi piace tantissimo il profumo di cocco, quindi tra tutti ho detto mo prendo quello al cocco. Questi sono conditioner che in teoria potreste usare come co-wash, ma come al solito, se volete usarli come co-wash non troppe volte, per provare consiglio sempre di prendere dei co-wash specifici per la cute. Io lo userò come balsamo, ve lo dico subito, non lo userò come co-wash perché ce ne ho tanti specifici e preferisco usarlo come balsamo. Altro shampoo che ho preso, che mi incuriosiva, vedevo da tante parti ma non riuscivo a trovare, era questo qua della della Biolize. Lo vorrei usare anche su di lei. È un Lopu. Ho preso quello all'avena, dovrebbero essercene anche altri. Questo è approvato ed è un Lopu. Poi, sempre della Biolize, perché ho preso più cose della stessa marca, ho preso sempre all'avena la maschera, lo shampoo della Biolize. Questo all'avena è proteico, ha delle proteine, quindi è considerato uno shampoo con proteine. La maschera della Biolize invece è idratante. Poi ho preso, che mi incuriosiva tanto, questa cremina della Biopore. No, amore, non mi fa male. Ho preso questa cremina della Biopoint, è un leave-in, una crema nutriente, vedremo se poi si comporta più come leave-in o come crema. L'ho vista e ne ho sentito parlare su Instagram da altre ragazze che seguono il metodo. Questa ha proteine, vedremo poi come si comporta sul mio capello e se è leggera o meno. Ha mandorle, cotone, quinoa e aloe vera. Ha delle proteine, quindi se cercate un leave-in con proteine da supermercato approvato dal metodo, questo potrebbe andare bene. Anche la maschera di Biopoint è approvata, della stessa linea, stesso packaging. Poi ho preso questo, stranamente l'Equilibra nel mio paese si trova ma non questo balsamo, non riuscivo a trovarlo, credo si trovi anche alla Conad. Questo è al carbone attivo, l'avevo visto da Cecilia mi pare. E mi aveva incuriosito per capelli impuri, vedremo, magari uno lo usa quando deve anche purificare. Mi ha incuriosito e voglio provarlo. Non ho mai provato balsami della Equilibra, quindi ho detto vabbè, ma perché no. Poi, sempre dell'Equilibra, ho preso questa qui è una maschera ristrutturante per capelli danneggiati. Il fatto di ristrutturante mi ha fatto accendere il campanellino. Infatti questa maschera ha all'interno delle proteine, ovviamente come tutti gli altri prodotti, come tutti gli altri prodotti da supermercato, ragazze, quando trovate dei prodotti con proteine di solito le trovate a metà inci. Perché? Perché i prodotti al supermercato solitamente sono tutti ben bilanciati, quindi non abbiate paura di usarli o di usarli troppo spesso, perché le proteine sono a metà, quindi questi prodotti di solito idratano e apportano anche un po' di forza al capello. Io lo utilizzerò senza problemi. Ha proteine del riso. Poi, vediamo un po' che ho preso, sto lasciando... Ah, della Ecos ho preso questo. Ho preso il balsamo per capelli all'aloe, ho preso il formato grande perché mi serviva un balsamo per lei, sinceramente volevo provare un balsamo bio e vegano. Ho preso questo qui all'aloe, dovrebbe essere leggerino.
ha delle proteine del riso proprio a fine inci, quindi anche questo è proteico. Lei infatti ha solamente balsami idratanti, non ha niente con proteine, a volte le uso, stanno a fine inci, non possono farle male, voglio dire. Poi questa l'ho trovata, sta anche in altri supermercati, ho preso questa dopo che l'ho vista a Anna Beauty, a Marta Manieri, l'ho vista tutte, ha fatto un super effetto. Tante persone mi chiedono perché non uso le spume, pensando sia normale, io non penso sia normale, ho anche dei video. A me le spume piacciono proprio di Ligo e gel, dato che tutte mi chiedono perché non uso le spume, ti è, adesso ho comprato una spuma. Amore, non distruggere tutto, per favore. Ho comprato questa, che a quanto pare non ce l'ho provata, ma è molto performante, quindi vedremo sul mio capello come si comporta, perché l'ho vista in azione su tante ragazze, ma molto bassa porosità. Io ce l'ho alta, voglio vedere se è così performante e buona anche sul mio di capello. Questa non ha proteine, in realtà un inci anche abbastanza corto, mi piace come cosa, quindi vediamo come si comporta. Poi di altri prodotti ho preso tanti prodotti che in realtà avevo già provato, ma avevo il capello molto rovinato e non sapevo come trattarlo, tutti della Noa. In realtà volevo riprenderli, ma si trovano solo a Chicotà. Allora ho preso, visto che ho preso tante cose con proteine, perché molto spesso trovare cose con proteine low cost al supermercato è difficile, mentre trovare cose idratanti è più facile. Quindi, dato che molte volte le ragazze mi chiedono dove trovo cose con proteine low cost, ti è in questo video. Allora, ho preso questo qui, il fluido della Noa per capelli ricci con proteine del riso. Vedremo sul mio capello come si comporta. Poi ovviamente, ragazzi, faremo dei video dedicati a questi prodotti e vi dirò che sono leggeri, non leggeri, che sono adatti. Ho preso questo e ho preso anche il gel texturizzante alla menta anti umidità, visto che io prediligo molto il gel, l'ho visto usare a tante ragazze e trovarsi bene, mi ha incuriosito, ho detto ma perché no, io che sono un amante dei gel, ho detto usiamolo. Allora, questo invece non ha proteine, effetto anti umidità, professionale texturizzante menta eucalipto. Ti sei nascosta? Poi della Noa ho preso lo shampoo, non era approvato, avrei voluto fare un video dedicato alla Noa con un wash day tutto della marca, ma lo shampoo non è approvato. Ho preso il balsamo nutriente al mango, questo qui, districante, idratante per tutti i tipi di capello, però ha delle proteine, sempre le proteine del riso, e ce l'ha sempre verso metà inci. Ti sei fatto male? È un bacetto? Come ti sei fatto male con la... Vieni qua, vieni sopra di un bacetto. Dove ti sei fatto male l'occhietto? Passata la buona. E poi, ultimo prodotto per i capelli. Amore, non li aprire, eh? Ho preso la mousse, visto che mi dite sempre perché non usi la mousse, ho detto ma che cosa prendo, non la prendo. Ah, anche l'altra mousse della Noa, in realtà. Anche l'altra mousse, mi stai imitando? Non è una mousse, quello è un gel. Dove va il gel? Hai? Hai capito? Per farli come ricci o lisci? Lisci. Ma come lisci lisci? Ma tu c'hai i capelli ricci ricci? Non prendiamo le cose per farli lisci lisci noi, eh? Ho preso la mousse della Noa volumizzante. La mousse i capelli ricci lisci. No, ricci ricci, questo è un balsamo, firma. Volumizzante e idratante. Voglio abbinarla o al fluido o al gel per fare la tecnica mousse gel mousse. È una mousse con olio di mandorle e dolce d'olio d'argan. È una mousse con capelli. Non è, non ha proteine, quindi posso abbinarla magari al fluido che ne ha e bilanciare un po' lo styling. Allora, questi sono i miei acquisti, ho comprato tantissime cose considerando che ne ho tantissime altre. Vieni qui così ce lo fai vedere tu, dai, vieni sopra. Vieni sopra, su. Guarda, stanno là le mie amiche. Stiamo facendo un video per le mie amiche. Allora, le proverò sia su di me, su mia sorella, anche su di lei, perché molti dei miei prodotti ormai li uso su di lei, ha i capelli lunghi. Mi ci trovo bene, vi farò sapere poi se appesantiscono o meno, sono tutti approvati.
vedremo come combinarli, faremo dei video dedicati e vi parlerò poi più nello specifico dei prodotti. Ovviamente vorrei che nei commenti mi faceste sapere quali di questi prodotti vorreste vedere prima in azione e cosa vorreste sapere nello specifico dei prodotti, così nei prossimi video potrò aiutarvi e rispondere alle vostre domande. Questa è la mia spesa alticotà. C'erano tantissimi altri prodotti approvati, in realtà ragazzi ce ne sono tantissimi, se volete potete vedere anche nell'album del gruppo Facebook ufficiale, hanno già diviso tutti i prodotti magari in low cost, trovate tantissimi esempi e io ho preso questi e basta, anche perché se no il mio compagno mi caccia di casa, ho già altri prodotti, ne ho tanti, però come detto anche, come mi hanno fatto notare anche tante ragazze, i miei prodotti sono tutti di un costo bello elevato, perché me li mandano per lavoro, non li compro, è lavoro, ci faccio ADV, creo campagne marketing per questi prodotti, quindi il costo è quello. Tante non si possono permettere di comprare ogni mese 100 euro di kit completo per i capelli, lo capisco, e per questo voglio fare più contenuti con prodotti low cost. Articolo non ce l'ho mandata, spero vi piaccia la mia spesa, se non siete iscritti al canale iscrivetevi e lasciatemi un commentino. Ci vediamo al prossimo video. E ciao! Ciao! Iscrivetevi! Iscrivetevi! Al canale di mamma! Al canale di mamma! Mandaci un bacino!